Se vuoi guidare in Inghilterra e stai pensando di prendere la patente a Londra, come se non avessi mai avuto quella italiana, stai facendo un grandissimo sbaglio. Se il tuo desiderio è quello di guidare una moto in Inghilterra oppure un'auto, ma non sai come convertire la tua patente italiana, allora fermati qui. Questo è il video giusto per te. Considera questo video proprio come una guida ufficiale per capire come far valere la tua patente italiana anche nel Regno Unito. Scopriamo insieme come. Ma prima di tutto, sigla! Sigla. L'ufficio che si occupa della conversione della patente italiana è il DVLA, Driver and Vehicle Licensing Agency, cioè l'equivalente della motorizzazione civile, che fornisce un modulo cartaceo da compilare e da presentare accompagnato da un valido documento d'identità, come il passaporto, che tratterranno per tutta la procedura. A questo modulo va poi legata una fototessera. Il costo in Inghilterra si aggira intorno alle 5 sterline. Attenzione, dovrai mandare il passaporto originale per convertire la patente italiana in quella inglese, quindi nessuna fotocopia, anche se autenticata. Inoltre, ricorda che se non hai il passaporto e vuoi mandare in sostituzione di questo la carta d'identità, sarà accettata solo se accompagnata da una traduzione seguita da un traduttore certificato. Ma come si chiama il modulo da richiedere per la conversione della patente italiana? Il modulo da richiedere è il D1, il Driving License Form. Se vuoi, potrai scaricarlo gratuitamente dal sito ufficiale della motorizzazione inglese, oppure, se non hai una stampante, oppure non sai dove poter andare per un'eventuale stampa del documento, potrai andare in qualunque ufficio postale, il post office in pratica, dove ti daranno gratuitamente il modulo D1 e anche una guida con delle indicazioni chiare e precise per la sua compilazione. Insomma, un gioco da ragazzi. In effetti è proprio così che ho fatto anche io. Cerchiamo ora di capire per linee di massima come compilare il modulo D1, Driving License Form. Spunta il riquadro To exchange my non UK license for a GB license. Inserisci il paese di provenienza della patente ed il paese dove hai passato il tuo test di guida, nel nostro caso quindi l'Italia. Prosegui con la compilazione degli spazi che richiedono i tuoi dati personali. Attento però all'indirizzo che inserirai nel form. Sarà infatti quello che poi verrà stampato sulla tua patente inglese. Inoltre, proprio a quell'indirizzo che avrai indicato riceverai la nuova patente ed il tuo passaporto. Quindi, per intenderci, ti conviene fare tutta questa procedura quando hai la certezza che non cambierai nel prossimo futuro indirizzo. Altrimenti corri il rischio di perdere patente. E cosa più importante, anche il passaporto. Stavo per dire a Filippo e Opanare. Un accorgimento importante per concludere facilmente la procedura di conversione della patente italiana in quella inglese è che bisogna dichiarare di essere residenti in Inghilterra da almeno 6 mesi, 185 giorni per la precisione. Per questo motivo dovrai indicare anche la data in cui sei venuto a vivere in UK. Come fai a risalire a questa data legalmente riconoscibile? Basta controllare il contratto di affitto della tua stanza a Londra con il relativo proof of address. Se non hai un contratto regolare di affitto, mi dispiace, ma non puoi richiedere la conversione della patente. Altro punto importante è quello relativo alla voce eyesight, cioè indice di vista. Se la tua vista è superiore a 5 decimi, 0 dodicesimi UK, ed in pratica sei capace di leggere una targa a 20 metri di distanza, allora la tua domanda sarà accolta. Quindi rispondi yes alla domanda Can you meet the legal eyesight standard for driving? Inoltre, quando leggerai la domanda seguente Do you need to wear glasses or corrective lenses to meet this standard? Dovrai scrivere yes, solo nel caso tu abbia gli occhiali oppure le lenti a contatto. La categoria Your Health va completata se soffri di condizioni mediche particolari o disabilità e dovrai indicare eventualmente la tua patologia. In tal caso la DVLA ti invierà via posta dei moduli aggiuntivi da compilare per valutare la tua idoneità alla guida. Punto finale sarà quello in cui si dichiara di essere effettivamente residenti nel Regno Unito e che tutte le informazioni riportate nel modulo sono accurate e autentiche. Firma il modulo dentro gli spazi bianchi, in quanto la tua firma verrà scansionata e stampata sulla nuova patente di guida inglese. Fai un controllo finale e spedisci tutto. La procedura per la conversione della patente italiana è quasi completa ora. Scommetto però che ora vuoi sapere quanto costa la conversione della patente italiana in quella inglese, giusto? Il costo di tutta la procedura per la conversione della patente italiana in quella inglese è su per giù il seguente. Il bollettino postale costa
costa all'incirca 43 sterline più fee, orientativamente 48 sterline. A tale somma va poi aggiunto il costo di una busta special delivery che ammonta a circa 7 sterline, da inserire a sua volta all'interno della busta con il modulo ed il passaporto, affinché il passaporto ti venga consegnato a procedura ultimata. Ti consiglio inoltre di aggiungere sul retro del postal order il tuo nome, cognome e anche la data di nascita, così da consentire una più facile identificazione del pagamento effettuato alla DVLA, che ricordiamo essere la motorizzazione civile inglese. Quindi con 55 sterline totali sarai in grado di cambiare la tua patente italiana trasformandola in una patente inglese. Per avere ulteriori informazioni sui vari costi da sostenere ti suggerisco inoltre di dare uno sguardo alla pagina governativa, che indica qualsiasi cambiamento circa le tasse da pagare per chi desidera la conversione della propria patente. Ovviamente trovi il link sul nostro blog, non te lo dimenticare. I tempi di attesa per la conversione della tua patente italiana in quella inglese sono più o meno di 3 settimane. Se il modulo è stato compilato perfettamente senza errori e se hai incluso tutti i documenti richiesti, il passaporto sarà spedito all'indirizzo precompilato e indicato nella busta special delivery che avrai inserito all'interno della domanda. La nuova patente invece verrà inviata sempre dalla DVLA, ma la riceverai in una busta separata, quindi mi raccomando, specialmente se condividi casa con altre persone, di tenere d'occhio la cassetta della posta e di assicurarti che i tuoi coinquilini siano informati che da lì a breve riceverai una lettera molto ma molto importante. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e iscriviti al canale attivando anche le notifiche se non l'hai ancora fatto, mi raccomando. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video e ciao!